Una delle richieste che mi viene fatta più di frequente è quella di preparare una bella torta di compleanno. E direi che è una sfida che accetto volentieri, perché comunque un regalo fatto con le proprie mani è sempre un regalo gradito. Questa torta è una torta che parte dalla tradizione tedesca e che io ho dovuto rielaborare un po'. Ho fatto diverse rielaborazioni e quella che mi è piaciuta di più è quella che ho fatto per Costanza, un'amica di Ludovica che è intollerante al glutine e che mi ha chiesto di farle una torta speciale per i suoi 5 anni. Oggi voglio preparare una versione leggermente più adulta con il cacao e con le amarene, ma l'impasto è lo stesso. Per prepararla senza glutine basta sostituire la farina con una farina speciale senza glutine. Gli altri ingredienti sono il cacao, il cioccolato, le amarene Fabbri, un po' di panna, zucchero e uova. Visto che si tratta di una torta un po' complessa e che devo fare generalmente almeno un giorno, meglio 2 giorni prima, incomincio dall'impasto. Preparo tutti gli ingredienti in modo poi da poter lavorare più velocemente. Cacao. Allora, mancano le uova, 6. Per fare una torta grande, quindi diciamo per circa 12 persone, uno stampo da 24-30 cm, è meglio utilizzare il mixer perché comunque dovreste altrimenti montare veramente a lungo. Ora, mentre lui monta, imburro e infarino lo stampo che mi servirà per cuocere la mia torta. Adesso mi serve una spatola e la torta è quasi pronta per andare in forno. Il forno è a 180 gradi, già in temperatura. È fondamentale lavorare bene con la spatola anche sul fondo della ciotola, dove di solito trovi sempre un po' di cacao e un po' di farina che non sono stati amalgamati. È tempo di andare dentro lo stampo e poi dallo stampo al forno. Minuti di cottura e poi altri 30 per farla raffreddare sulla griglia e infine sarò pronta per farcirla. Nel frattempo mi porto avanti preparando la crema. Anche in questo caso, se vuoi preparare la crema senza glutine, ti basterà sostituire la farina normale con della farina di riso. Questa è davvero una delle torte che preferisco. Il latte è quasi tiepido, adesso un po' di farina, 60 grammi per una base 4 uova, questo è il risultato che devi ottenere, latte, qualche minuto di cottura e anche la crema è pronta. La preparo un po' in anticipo, non tanto perché voglio metterla all'interno della torta fredda, ma perché voglio inserirci le amarene quando la crema è ancora calda. Così i due sapori si amalgameranno in maniera perfetta e le amarene saranno all'interno del cioccolato come una sorpresa morbida e gustosa ad ogni morso. Alla fine vedrai, è molto più facile di quello che si possa pensare. Ecco, la crema adesso ha la giusta consistenza. Raffreddandosi poi si addenserà ancora un po' di più. È arrivato il momento di spegnere la fiamma e aggiungere il cioccolato. Una volta che il cioccolato è completamente amalgamato, aggiungo metà delle amarene all'interno della crema e l'altra metà invece la tengo da parte per la torta. Quelle che vanno nella crema devono essere ben sgocciolate dallo sciroppo. Direi ancora un paio. Perfetto, mentre la crema si raffredda giusto un po', vado a vedere a che punto è la torta. Una volta che la torta è ben fredda, arriva il momento di tagliarla a metà e farcirla. Puoi decidere di fare 2 o 3 strati. Devi utilizzare un coltello da pane e incidere lentamente ma con decisione. Puoi farlo anche direttamente sull'alzatina dove hai deciso di servire la torta, così la base rimarrà già posizionata. Ecco.
con delicatezza. Ecco qua. Benissimo. Allora, a questo punto incomincio con le amarene, copro con la crema, uno strato di torta, altre amarene, altra crema. Qui utilizzo invece lo sciroppo per bagnare leggermente anche la base. La crema deve essere calda, così ti sarà più facile spalmarla su tutta la torta in maniera omogenea, ma soprattutto entrerà dentro l'impasto e questo renderà la torta molto soffice e veramente molto buona. Questa volta ho il timore che finirò il barattolo. E ora il coperchio. Se ci sono delle zone più basse, puoi cercare di aggiungere una marena in modo che tenga sollevato l'impasto. A questo punto ti consiglio di incartare la torta con della pellicola e metterla in frigorifero per tutta la notte. È arrivato il momento di ricoprire la torta con la panna montata e poi con i frutti di bosco. Mi piace comunque che la superficie non sia troppo regolare, anche perché non essendo una pasticcera non sarei mai in grado di farla come la fanno i miei colleghi. L'ultima cosa che manca è la decorazione finale con i frutti freschi. E poi l'ultimo tocco finale. Anche qualche amarena sopra. In questo caso preferisco sgocciolarle dal loro sciroppo, le vado a posizionare. Adesso è veramente perfetta.